Allora benvenuti, bentrovati. Scusate il ritardo ma ovviamente De Min era regolarmente collegato prima di iniziare, poi si è scollegato un attimo e non si è più riuscito a collegare. Quindi stiamo trovando un sistema alternativo. Ehm, per il resto vabbè, un pochino lo recuperiamo perché il Ministero dello, della Transizione Ecologica non sarà presente oggi. Come sapete quest'anno hanno cambiato. Tutto l'assetto interno e quindi ancora eh, nuova direttrice non se la sente di eh, partecipare a questo tipo di eventi. Eh, comunque parleremo con l'uomo, diremo cosa è venuto fuori non appena ci sarà possibile incontrarli. Intanto grazie di essere qui. È bello potersi rivedere eh, dopo il periodo pandemico, qualcuno magari già è venuto a Rimini alla nostra conferenza di Secem e stare insieme è sempre un'occasione per scambiarsi idee, per scambiarsi buoni propositi in un momento anche come questo che è particolarmente complicato e che richiede anche tanta collaborazione e tanta innovazione. Non vi sto a ricordare chi è Fire perché tanto chi è qui tendenzialmente la dovrebbe conoscere molto bene e comunque se avesse voglia di scambiare due chiacchiere rimaniamo qua e c'è tutto il tempo di farlo. Parto invece dal fatto che noi siamo coinvolti in diversi progetti europei, fra questi c'è ESMOV. ESMOV è un progetto di supporto a eh, tutti i Paesi della Unione Europea eh, per quanto riguarda la definizione, la modifica, eh, il rinnovo delle politiche per l'efficienza energetica, in particolare di quelle legate all'articolo 7 della direttiva efficienza energetica fra cui ci sono i meccanismi d'obbligo come i certificati bianchi in Italia e in Francia e tutte le altre misure eh, che esistono nel nostro Paese che possono essere contabilizzate a questo fine. Eh, è ancora alto l'interesse per schemi come i certificati bianchi, tant'è che personalmente nell'ambito del progetto ho avuto modo di eh, insomma, supportare ben tre diversi Stati membri interessati al meccanismo come il nostro, più un altro interessato all'eco bonus non al super bonus, all'eco bonus, tanto per eh, chiarire questo elemento. Ed è un'occasione, a parte che chi di voi si interessa di poli si può trovare tantissimo materiale, tantissimi incontri, tanto sono tutti webinar video registrati, per cui eh, può essere interessante andare a vedere vari argomenti, fra cui tanto per citarne uno, quello delle aste, visto che da noi è atteso forse quest'anno. Il decreto che dovrebbe far partire quest'altro meccanismo anche per capire come funzionano le cose negli altri paesi membri, quali sono i problemi che ci troviamo a incontrare e così via. Per venire al tema di oggi, una, un po' per volta, un piccolo, una piccola ricapitolazione delle varie politiche europee. Perché ormai siamo invasi di numeri di target che crescono, crescono, crescono purtroppo non crescono altrettanto i trend, ma questo è un altro discorso. Vi ricordo che noi ci troviamo oggi nel bel mezzo de, di quello che era il pacchetto Clean Energy for All Europeans, che mosse i primi passi nel 2016 e finì per essere completamente adottato nel 2019. Vi ricordo che ci sono i primi passi, le scelte politiche, la Commissione che esce con una serie di proposte, di direttive, eventualmente regolamenti, la discussione al Parlamento europeo, il ritorno alla Commissione, la discussione al Consiglio europeo e poi l'emanazione dei provvedimenti comunitari. Questo primo pacchetto verteva sul uh, target per le, uh, le emissioni al 40% e seguiva subito, come potete vedere, l'accordo di Parigi. Però questo è un target non in linea con gli obiettivi di Parigi, tant'è che quasi subito si è deciso di innalzare il target sulle emissioni portandolo al 55% nel 2019. Questo è quello che è noto come Green New Deal e poi la fase di delivering eh, the Green New Deal, quindi di portarla a compimento, nota anche come Fit for 55, sapere che è stata lanciata lo scorso anno come proposta oggi in discussione eh, a livello del Parlamento, con alcuni provvedimenti che sono stati proprio la settimana scorsa rinviati eh, alla discussione a settembre. Visto che poi nel frattempo c'è stata la crisi dei prezzi, ma soprattutto la guerra in Ucraina, la Commissione ha deciso molto più di recente, a marzo, di avviare un nuovo programma. Il cui scopo in questo caso non è ambientale: è uno scopo di indipendenza eh, dagli approvvigionamenti russi in primo luogo e di resilienza e resistenza del sistema energetico europeo e si chiama Repower U. La caratteristica fondamentale è che anche questo programma porta a una serie di innalzamenti di target, ad esempio per l'efficienza energetica, consumi complessivi UE, perché vi ricordo l'efficienza a due target almeno. C'è un'ulteriore spinta nella proposta di passare da un 9 a un più 13%. E chiaramente il problema che noi ci troviamo ad affrontare in questa fase sono questi target che crescono sempre di più. Numeri più o meno fantasmagorici, da 10 milioni di pompe di calore alle proposte tipo i 20 gigawatt anno di fotovoltaico, che in realtà, al di là della loro realizzabilità, ci pongono di fronte a un cambiamento importante. Noi, negli ultimi anni, ci siamo sempre trovati di fronte a un problema della domanda, una domanda non adeguata alle necessità. Oggi si sposta tutto sull'offerta, ossia l'offerta che non è più in grado di crescere quanto la domanda richiederebbe, a causa di questa forte accelerazione, che è un'accelerazione che riguarda il caro energia da una parte, che ha spinto l'impresa a cercare di porre rimedio adesso, tutte insieme, oppure le politiche forti, tipo il super bonus in Italia, e comunque tutti questi programmi spingono in questa direzione e quindi è chiaro che diventa fondamentale garantire che questa offerta cresca e sia in grado di andare dietro a questa domanda, se no ci troveremo con un problema apparentemente più bello, diciamo vabbè almeno si fa qualcosa, ma potenzialmente ugualmente problematico, forse anche di più. È interessante notare, almeno per me, quindi ve lo faccio notare, che nel programma Repower EU, eh, oltre alle varie proposte, c'è un'ultima parte, un ultimo documento dedicato alla cooperazione internazionale. L'idea è dobbiamo garantirci gli approvvigionamenti, quindi trovate anche una mappa all'interno del documento, quindi vediamo gli Stati Uniti, con il Canada, con l'Australia, con l'Oriente e così via. Però se andate a vedere i nomi ci sta il gas naturale di cui è fatto, ci sta il gas normale, ci sta il petrolio è solamente citato en passant in due punti il tema di garantire la filiera invece delle tecnologie per le rinnovabili e per l'efficienza energetica che però ugualmente viene in gran parte dall'estero e in gran parte sapete bene che viene da quel grande paese blu che sta lì a Oriente, che geopoliticamente non è che anche lui sia il più stabile del mondo. Quindi il tema è se noi non investiamo nel garantirci che ci arrivino anche le tecnologie, le materie prime, i componenti, che la logistica sia in grado di portarcene e che poi qui ci siano le persone per progettare gli impianti, installarli, farne una manutenzione, noi ci troveremo in serie difficoltà nei prossimi anni. E attenzione, non è niente di paragonabile con crescite di offerta che ci sono state negli anni passati, tipo ai tempi del conto energia fotovoltaico, perché allora non erano tutti i paesi che volevano fare la stessa cosa. Eh, C'era l'Italia, la Spagna, la Germania, che in tempi diversi hanno lanciato politiche forti. Ora sono tutti insieme che vogliono fare la stessa cosa. Quindi è un tema rilevante, un tema per cui sarebbe opportuno che il nostro primo ministro Draghi, oltre che andare in Africa e negli Stati Uniti, andasse anche verso quelli di lì per garantire appunto l'offerta. E quindi anche le nostre politiche devono un po' cercare di andare incontro al favorire questa strutturazione e questa crescita dell'offerta. Intanto per evitare effetti speculativi o truffe, che quando c'è una forte tensione sui prezzi sono sempre eh, lì da venire. E in secondo luogo, perché appunto dobbiamo cercare di raggiungere i nostri obiettivi. Quindi venendo alle nostre politiche, è importante non focalizzarsi solo sulle politiche lato domanda, i classici incentivi che vanno a darci dei soldi per realizzare interventi. Questi vanno bene, sono necessari, ma vanno sfruttati meglio, vanno diretti dove veramente servono perché di risorse non ne abbiamo tante. Occorre promuovere nuovi modelli di business, ad esempio spingere anche gli energy performance contract, tutto ciò che va verso una gestione degli interventi, perché vi ricordo, oggi lavoriamo molto con interventi innovativi, pensate solo alla riqualificazione spinta degli edifici, che è tutto da dimostrare che portino le performance stabilite, se non c'è una giusta ottimizzazione nel funzionamento degli impianti, cosa che non può fare l'utente che tra l'altro è abituato a gestire impianti spesso completamente diversi. Quindi è utile spingere questi modelli di business, così come è utile qualificare l'offerta. Vi faccio notare che tutte queste tre voci sono voci su cui il meccanismo dei certificati bianchi negli anni ha inciso in modo positivo. La seconda un po' più nella golden era, così, però comunque c'è stato un effetto. Poi c'è il tema di industrializzare l'offerta, farla crescere su alcune tecnologie soprattutto, ancora si è in una dimensione un po' troppo da industria familiare, mentre se vogliamo raggiungere i numeri che ci servono, se vogliamo ridurre i costi nel tempo, ci serve andare oltre, eh, così come ci serve favorire l'innovazione visto che l'ho citata prima, solo sul tema pompe di calore, oggi ci sono diverse tecnologie innovative che si stanno affacciando sul mercato, che non sfruttano i normali cicli frigoriferi e che potrebbero essere un'interessante alternativa o complementare l'uso delle pompe di calore classiche. Poi c'è tutto il tema di garantire materie prime, tecnologie e componenti, quindi anche queste sono politiche, politiche di cooperazione, come dicevamo prima. E poi tutto il tema di rivedere i mercati energetici su cui si sta cercando di lavorare, e su cui è necessario intervenire. È chiaro, siamo in una situazione completamente diversa, non solo da quella di vent'anni fa, ma anche da quella di due o tre anni fa. Quindi, qui è chiaro che le regole di elettricità, gas e quant'altro, in qualche modo devono evolvere. Ultimo il tema di raccogliere informazioni sulle prestazioni degli interventi realizzati. Anche questo è un tema su cui i certificati bianchi non hanno uguali, anzi, da questo punto di vista, non ne hanno proprio a livello mondiale. È uno veramente dei pochissimi schemi che ci consente di misurare i risparmi energetici veri, reali, realizzati all'interno degli interventi di efficientamento energetico. Ora parleranno diversi relatori che ci racconteranno un po' come sta andando, e poi avremo una tavola rotonda in cui discuterne. Sappiamo bene che i tempi quelli là del 2013-2014 sono passati, ma erano tempi completamente diversi, si accettavano progetti già realizzati, insomma, cioè, diversi dubbi, le cose funzionavano, ma diciamo che si regalavano anche un po' troppi soldi. Quello che vi voglio far notare è che se andiamo a guardare i risparmi generati da nuovi interventi nel corso dell'anno, la situazione non è così malvagia, soprattutto perché gli ultimi 3-4 anni voi li dovete moltiplicare per 3 rispetto a quello che vedete lì, perché non c'è più il TAU. Quindi una volta che li moltiplicate per 3 vedete che siamo in linea con gli ultimi anni post fase iniziale in cui appunto raccattavamo progetti realizzati magari 4 anni prima eh, per ottenere i titoli. In più c'è un interessante potenziale che cumulativamente vale circa 750 kTEP, o chilo TS preferite, legate ai progetti presentati dal 2017 ad oggi, di cui si spera che almeno una buona parte possa tradursi in pratica. E quindi significa che tutto sommato non stiamo andando male. È chiaro che se poi andiamo a vedere come vanno i trimestrali o i mensili di emissione dei titoli, vediamo una discesa costante. Ma il problema non sono i nuovi progetti, sono i vecchi che arrivano a fine vita. Ma siamo in una nuova fase, quindi li cancelliamo. È chiaro anche, però, che qui dobbiamo crescere, non ci basta andare avanti in termini costanti. Noi abbiamo fatto un'indagine nelle ultime tre settimane per cercare di capire cosa ne pensavano i nostri associati del meccanismo. E tutto sommato l'indagine ha una, una certa apertura, un certo ottimismo, vediamo che la maggior parte degli operatori stanno per presentare nuovi progetti o li presenteranno nel medio lungo periodo, quindi credono nello schema e questo è positivo. Eh, vanno evitate le rigidità, il che vuol dire cercare di affrontare soprattutto a misura e verifica in modo eh, concordato, in modo adeguato, parlandone evitando che le guide, che sono degli ottimi strumenti, finiscano per diventare magari un, uno strumento di, di rigidità, per esempio. Eh... Perseguendo la strada del di dialogo che GSA ha avviato negli ultimi anni, devo dire, penso che tutti si siano accorti che rispetto al periodo diciamo così, più complicato di questo schema la situazione è cambiata e chiaramente è lì la chiave per riuscire a sbloccare la situazione. Rimane purtroppo un tema del contenzioso sui progetti 2017-2018 in particolare che si spera possa essere risolto anche per chiudere finalmente questa fase e riconsentire a chi magari il truffatore non era di poter rimettersi in moto e per finire c'è il tema delle aste, il nuovo meccanismo, anche qua visto che tanto siamo in ritardo, ritardo per ritardo sarebbe utile parlarne con gli stakeholder, imporre uno schema dall'alto raramente funziona, tra l'altro su uno schema che all'estero non è che abbia fatto faville, eh. cioè alcuni paesi, anche la Germania ha avuto un... Piuttosto un fallimento su questo tema qui. Quindi se se ne parlasse non farebbe male. Io chiudo con una considerazione: purtroppo noi abbiamo una sfida che è per tanti versi è molto difficile. C'è il cambiamento climatico con tutto quello che ne deriva, c'è la guerra in Ucraina con tutti i cambiamenti geopolitici ad essa collegati. E purtroppo invece di collaborare, che sarebbe il tema fondamentale, siamo molto, diventati molto litigiosi. Tendiamo a contrapporci invece che ascoltarci, trovare vie di dialogo, vie di compromesso. Ecco, se noi non superiamo queste contrapposizioni noi non risolviamo niente nei prossimi anni. Io penso che sia chiaro questo discorso, non mi riferisco ovviamente solo ai certificati bianchi, mi riferisco in generale alle sfide che ci attendono. Quindi io mi auguro che ci sia questa tensione nella collaborazione, anche perché le sfide porteranno a tensioni sociali, perché dobbiamo spendere tanti soldi. No. E quando si spendono tanti soldi e non si hanno le risorse infinite come in alcuni videogame, si arriva a un punto in cui la faccenda si fa critica, soprattutto se i prezzi rimangono alti, le categorie deboli e anche alcune imprese cominciano ad andare in crisi. È importante quindi che anche nelle politiche tutti gli stakeholder possano essere attori. Quindi non che ci siano soluzioni calate dall'alto, ma che ci sia un coinvolgimento. Perché se io sono coinvolto nella definizione, nella partecipazione a un qualunque strumento, lo abbraccio, difficilmente poi ci faccio la guerra. Se invece me lo vedo callare dall'alto, a meno che non sia particolarmente entusiasta, il rischio che poi finisca male è più alto. Quindi ecco, io mi spero e auguro per tutti noi che ci sia questa tendenza a una collaborazione, a un dialogo costruttivo condiviso, a un ascolto reciproco. Poi ognuno ha le sue idee, è normale, ma se se ne discute, invece di rimanere ognuno sulle sue posizioni, si possono ottenere grandi cose. Detto questo... Andiamo avanti, invece, parliamo solo di certificati bianchi, così siete più contenti. Io lo finisco di rompervi. Ehm, e cominciamo con Marco De Min dell'Arera, eh, dell'autorità, che ringraziamo per essere sempre con noi, in questo caso virtualmente, ma non abbiamo un ologramma tridimensionale. Eccolo qua, ce l'abbiamo bidimensionale. Versione coi baffi. Oh, negli anni l'ho visto cambiare più volte. Marco, a te. Grazie, grazie mille. Mi sentite? Sì. Grazie, buona giornata a tutti. Scusatemi se non sono riuscito a partecipare tridimensionalmente, ma insomma, non è una grandissima perdita, eh, devo dire. Quindi, eh, quindi così, insomma, quindi, però sono molto contento Diciamo che questi, questi appuntamenti che ormai ci vedono partecipare. Eh, da, da tanti anni forse anche da più di dieci anni stiano un po' tornando al, alla normalità io partirei faccio un, un brevissimo intervento partendo dalla parte, dalla parte finale della filiera come al solito quindi dalla parte economica, finanziaria l, mettendomi diciamo così dal punto di vista dei, delle imprese di distribuzione, delle imprese distributrici per vedere un pochino in anteprima come è andato l'ultimo anno d'obbligo, che è il primo anno d'obbligo eh, del nuovo decreto, quindi del decreto dell'anno scorso, e soprattutto per vedere insieme come il grosso, eh, l'enorme problema di dislivello, di discrepanza tra obiettivi e effettiva liquidità del, me del meccanismo che c'era. Era molto rilevante prima dell'ultimo intervento normativo, si sia progressivamente eh, diciamo così, eh, sistemato. Diciamo così, il punto di equilibrio si sta faticosamente raggiungendo e questa cosa ovviamente pone un eh, è molto importante per il corretto, il, il corretto proseguio del, del meccanismo. Chiaramente poi sta a, al meccanismo stesso, quindi sia al lato produzione di titoli che eh, al lavoro del GSE eh, fare in modo che effettivamente il meccanismo torni a essere una locomotiva per eh, stimolare e eh, incentivare effettivamente una, una, transazione come, eh, una transizione scusatemi, come è successo. Come è successo soprattutto nei primi anni, dei primi anni del, del meccanismo. Però diciamo che, e, e vado sul mio intervento cercando di condividere eh, una presentazione. Eccola qua, che dovreste riuscire a vedere adesso. Mm? Ok, perfetto. E che è finalizzata appunto a dare qualche. Vedere un attimino in anteprima appunto come è andato, com andato l'anno e eh, diciamo così eh, puntare subito a far vedere come il, eh, questo equilibrio tra obiettivi e liquidità si stia sempre più raggiungendo. E, e, e diciamo che soprattutto grazie alla riduzione degli obiettivi apportata eh, dal decreto, ma più che una riduzione, direi una correzione: credo che sia la parola più corretta. Eh, il meccanismo, diciamo così, ha superato il momento, sta superando il momento di crisi che sembrava due o tre anni fa eh, molto molto rilevante e che poteva portare a, eh, diciamo così, a conseguenze quasi irreversibili. Eh, non la faccio lunga, naturalmente. Eh, approfitto per dire che, l'ho accennato prima, questi sono gli obiettivi adesso vigenti, noi siamo alla fine del primo anno d'obbligo, quindi alla fine del, del, dell'anno 2021 e, e, e a questo obiettivo, che è il nuovo obiettivo, naturalmente c'è la parte di obiettivo che eh, non ha ancora ottemperato, che arriva dal, dagli, altri, dagli, dagli anni precedenti, quindi dal 19 e dal 2020 con l'anno scorso, con la fissazione, diciamo così, con l'intervento regolatorio successivo al decreto di, del maggio 2021 è stato ribadito che i criteri per la remunerazione dei costi del distributore eh, già stabiliti, stabiliti in precedenza dall'autorità con la DELIBERA 270-2020, continuassero a essere pienamente rispondenti alla nuova normativa e quindi come l'anno scorso, anche quest'anno ci avviamo ad applicare eh, per il, la determinazione del contributo tariffario. Il, la, la, la regolazione vigente quindi la delibera 270 2020 un altro intervento dell'autorità a breve sarà la ripartizione degli obiettivi del 2022 su cui siamo un pochino in ritardo e eh, invece più a medio termine c'è sempre l'intervento normativo fondamentalmente normativo primariamente normativo eh, stabilito dal decreto stesso che eh, ha guardato verso una revisione sostanziale e quindi eh, l'introduzione di un meccanismo a aste su cui l'autorità poi eh, esprimerà un proprio parere a valle delle, del, 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 della proposta del Ministero. Ma diciamo che questo è, un, eh, è uno scenario di medio, di medio termine. Eh, il riconoscimento tariffario, quindi questa è materia proprio per, gli, per, per i distributori. La, la, la formula del riconoscimento tariffario lo sappiamo: a regime, eh, eh, diciamo così, è, è, è scissa in due, in, due, in due parti, in due corrispettivi. Un corrispettivo che è cappato a 250, che tiene conto degli andamenti in maniera abbastanza completa degli. Degli, delle, tran, delle transazioni di mercato e delle transazioni tramite bilaterale, con, con le regole che ormai conosciamo, con la definizione dei, dei prezzi bilaterali rilevanti e, e varie. Eh, diciamo così, condizione del contorno che qua, che qua risparmio e poi il secondo addendo è un corrispettivo addizionale unitario che è stata la vera svolta della, della regolazione del 2020 che viene erogato se il prezzo di mercato è superiore al cap di 250 cosa che è avvenuta naturalmente in questi anni ed è eh, cor questo corrispettivo addizionale è eh, compreso tra 0 e 10 euro ed esprime in maniera molto diretta la scarsità di titoli rispetto all'obiettivo. Quindi è proprio il eh, corrispettivo che, eh, eh, al di là di quello che succede sui mercati, fa a vedere la liquidità ed è, come abbiamo già imparato negli anni scorsi, il, eh, una, un passaggio, eh, diciamo così, eh, necessario, molto opportuno eh, eh, in questi anni ed è un passaggio che, ha, eh, eh, che, è, molto, diciamo, che è stato molto efficace ed efficiente e traduce, come abbiamo scritto, in termini economici l'effettiva difficoltà nel raggiungere gli obiettivi senza naturalmente scendere in un riconoscimento eh, ex post, che non, è, che non è assolutamente nelle carte del, del meccanismo. Vediamo un po' molto brevemente che cosa, che cosa sta per succedere. Negli anni scorsi il corrispettivo addizionale unitario si sommava a 250, era stato nel 2019 sui 4,5 euro e nel 2020, che era l'anno veramente di crisi, è eh, stato eh, pari al cap. E l'anno scorso era stato anche necessario prevedere una consultazione, questo contributo extra. Era essenzialmente legato al fatto che la mitigazione e la ripartizione degli obiettivi precedentemente definiti era avvenuta in maniera, eh, era potuta avvenire alla fine dell'anno d'obbligo e quindi gli operatori si erano, diciamo così, senza poter fare molto, eh, trovati con degli obiettivi sproporzionati rispetto. All'effettiva liquidità e quindi l'anno scorso, oltre a un acconto che era legato al fatto che la regolazione e la normativa precedente, la regolazione era arrivata un po' in ritardo e per, eh, diciamo così, per le questioni della pandemia, l'obbligo eh, era diventato più lungo di due anni. Quindi, oltre a un acconto speciale che avevamo visto l'anno scorso, l'anno scorso, dopo consultazione, era stato. Eh, erogato anche un contributo extra che però è naturalmente eh, è stato una tantum ed è stato legato a condizioni eccezionali che quest'anno non si sono verificate. Non si sono verificate perché andiamo a vedere che l'obiettivo di quest'anno è stato di circa 3 milioni e mezzo di titoli, di cui un milione di titoli eh, eh, di quest'anno addizionali e circa due e mezzo di, eh, invece di recupero degli anni precedenti, quindi questo obiettivo, di cui 300.000 titoli già ottenrati nella sessione di, di, di acconto, eh, hanno creato, diciamo così, hanno focalizzato un obiettivo minimo di circa 2 milioni di titoli che era del tutto coerente con la quantità di titoli disponibili. Quindi l'equilibrio tra obiettivo minimo e Liquidità quindi combinata con la possibilità sempre di ricorrere ai titoli virtuali naturalmente ha mostrato un sostanziale eh, appunto, equilibrio. Sostanziale equilibrio che si è visto naturalmente nel, nei prezzi di borsa che sono stati. Eccessivamente alti come negli anni scorsi, anzi, vediamo che con una volatilità piuttosto, questi sono solamente i prezzi di borsa, quelli naturalmente più indicativi. Con una volatilità molto limitata, si è visto che la media pesata dei prezzi di borsa, l'andamento media pesata dei prezzi di scambio in borsa si è eh, tendenzialmente a partire dall'autunno dell'anno scorso addirittura. Eh, diciamo così, fermata, attestata sotto i 260 euro. 260 euro che è sempre un valore molto importante perché è, il, è la somma del cap al contributo tariffario e al costo dei titoli, dei titoli virtuali. Di questo delta che io ho identificato con questa, con questa riga viola che indica più o meno il delta tra il contributo stimato che sta in quest'area qua, per i, per i dati che sono già pubblici e per le elaborazioni che verranno finalizzate nelle prossime settimane, questo delta è inferiore, risulta inferiore al costo dei titoli virtuali, quindi molto inferiore rispetto a quello dell'anno scorso che ha portato all'esigenza come, come ho detto prima di, di, di interventi eccezionali. Chiudo, sto per chiudere eh, sto per chiudere Guardando anche i prezzi dei bilaterali, eh, per cui ho riportato, dei quali ho riportato il prezzo rilevante medio, quindi parte, la, la porzione di, di, di titoli di, di scambi bilaterali che sono significativi secondo la regolazione, facendo vedere come al solito che la volatilità di, di tutti i prezzi bilaterali è piuttosto ampia, il che. Così ci fa vedere due cose: che il prezzo dei rilevanti continua a essere molto congruente con quello di mercato, e quindi ha senso considerare continuare a considerare quei, quei prezzi che ricordiamo si. Sì, eh, la, la cui forchetta, la cui forbice diciamo così, di, 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 eh, di rilevanza diciamo così, cambia di mese in mese in funzione dei, 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 dei risultati del mese precedente. E dall'altra parte continua a essere ancora, sembra continuare a essere corretto il fatto di non considerare tutti i, i prezzi dei bilaterali perché ci sono naturalmente delle situazioni in cui eh, diciamo così, gli scambi sono sporcati da, da altre considerazioni, da eh, diciamo così, anche, eh, attività commerciali eh, del, tu del tutto corrette, quindi continua a essere corretta la scelta di qualche anno fa di considerare solo la... La, 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 parte, la parte bilaterale. Chiudo quindi un intervento molto breve, ehm, diciamo così, tornando su questa slide, eh, nella quale, diciamo così, la parte, la parte principale è che il, eh, ci sembra, almeno per quest'anno, che i problemi che hanno portato a, una, eh, a prezzi di mercato molto più alti rispetto al... Diciamo così, alle condizioni al, contorno, condizioni al contorno: sono naturalmente, lo ripeto, i, 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 il contributo tariffario e il costo dei titoli virtuali. Diciamo così, questo delta sta tornando, almeno è tornato per quest'anno, a valori che sono molto congruenti con il disegno del, del, eh, della normativa. Grazie. Che poi è l'altro appuntamento classico nostro. Bene, a questo punto la parola va al dottor Luca Barberis del GSE che prego di venire al podio. Adesso partirà la presentazione. Non credo che sia. Allora buongiorno a tutti. E, allora, innanzitutto un ringraziamento a, a Dario, al FIRE per averci coinvolto. Innanzitutto ringrazio Dario anche per l'analisi veramente esaustiva e eh, come sempre lucida di quello che è il contesto che stiamo che stiamo vivendo. Ora io questa mattina il mio intervento sarà più di natura diciamo, concettuale, proprio per riprendere eh, alcuni argomenti anche dal punto eh, di vista di quello che è il ruolo del GSE, poi nel pomeriggio ci sarà l'intervento del nostro ingegnere Federico Mireia Gargiulo dedicato invece alla, alla guida operativa, insomma diciamo alle novità introdotte dal, eh, dal decreto, eh, ovviamente come diciamo, eh, co Come GSE anche nella ricerca continua di quella collaborazione, di quel dialogo, diciamo importante le organizzazioni ma anche le, le persone. Quindi, oggi sono venuto accompagnato anche da quello che è il nuovo responsabile della funzione Certificati Bianchi, ingegner Enrica Cottatellucci. Che forse molti di voi conosceranno, avendo operato per tanti anni nell'ambito della, della funzione cogenerazione. Detto questo, allora cominciamo. Dove devo puntare? Ecco un po' di dimestichezza. Allora, il, um, eh, sempre al contesto che stiamo vivendo, noi stessi, come GSE, per tanti anni siamo stati, abbiamo gestito meccanismi dedicati alla produzione di energia. La produzione di energia da, da fonti eh, rinnovabili, quindi era un po' quella nostra attività eh, prevalente, poi progressivamente abbiamo eh, cominciato a occuparci sempre di più di cogenerazione e poi di efficienza eh, energetica. E quindi, in questa diciamo evoluzione, che cosa abbiamo osservato? Che nella realtà attuale, cioè il vero protagonista di questa fase di transizione che stiamo vivendo, non è più il produttore, ma è il, il consumatore. Eh, questo per perché siamo passati da una visione che è abbastanza sequenziale un po' che ci, ci richiama anche l'unbundling che ha preceduto il, la liberalizzazione del settore elettrico per cui siamo, ragioniamo in termini di produzione e trasmissione di, distribuzione sì, e poi c'è anche il consumo insomma il consumatore è quello che preleva qualcosa dal, da, dalla rete invece il consumatore oggi ha un ruolo eh, auspicabilmente sempre più attivo come si dice un ruolo centrale che cosa vuol dire un ruolo centrale che innanzitutto deve Deve agire su più fronti. Quindi, nella realtà attuale, qual è la, la prima esigenza è quella di efficientare i propri consumi e, allo stesso tempo, di progressivamente di, eh, incrementare la quota dei consumi alimentati da da fonti rinnovabili, però il primo step è proprio quello di avere un, co un consumo efficiente. Se volessimo estremizzare anche quindi un consumo non efficiente alimentato al 100% da fonti rinnovabili, quindi non, dovremmo, non potremmo definirlo come consumo. Eh, come consumo eh, sostenibile. Anche dal punto di vista de della generazione, ovviamente l'azione del consumatore richiede sempre di più di entrare in relazione col mondo, con l'utilizzo delle, delle risorse rinnovabili, quindi osserviamo anche a una, una crescita sicuramente delle variabili in gioco e quindi della, eh, della complessità. Meccanismo dei certificati bianchi, un meccanismo quindi una grande storia, entrato in vigore nel 2005, continua a essere quindi anche per noi il principale strumento di promozione dell'efficienza energetica, è peraltro un meccanismo che diciamo, come da tradizione dei meccanismi gestiti dal GSE è un meccanismo prestazionale, quindi si attua, misura diciamo, il risparmio, quindi il, riconosce diciamo, un titolo per ogni, eh, ogni TEP di eh, di energia risparmiata, ha sicuramente quindi un valore economico, diventa una leva di opportunità per, fare, per sostenere degli investimenti, ma nella realtà attuale e eh, ovviamente sempre di più ha ovviamente un valore, eh, un valore strategico per tutti i sistemi di consumo. Come dicevo, quindi una lunga eh, storia. Spesso quando parliamo anche di un tema che ritorna, quello del rilancio del meccanismo, siamo un po' in modo abbastanza così spontaneo, istintivo siamo chiamati a fare un confronto tra quello che è il meccanismo oggi e quello che era, che era un po' di anni fa ma sono due realtà non, sicuramente non confrontabili e quindi parlare di crisi del meccanismo in relazione con quello che era il meccanismo un po' di anni fa io ritengo che non sia un approccio corretto poi quello che dobbiamo ragionare anche in termini di, di, non di crisi, di complessità di criticità è capire come il meccanismo possa sempre meglio intercettare quel, eh, quel potenziale di interventi che appartiene ovviamente a tutti i sistemi di consumo a cui il meccanismo eh, si rivolge. Eh, gli ultimi eh, passaggi normativi più significativi sono quello del decreto del 21 maggio 2021 e più recentemente quello del eh, decreto direttoriale del 3 maggio 2022 che ha approvato la guida operativa. Manca ancora un tassello perché abbiamo eh, alcuni progetti standardizzati che attendono diciamo, l'approvazione la, eh, tramite un ulteriore, ulteriore decreto. Che cosa emerge da questo? Questo è sicuramente un elemento di, di difficoltà. Cioè il, eh, quando anche si parla di fiducia nel meccanismo, un uno dei fattori che incide è la capacità del sistema di assicurare un intervento tempestivo. Ora, gli ultimi passaggi ci dimostrano che questo non è avvenuto, questo è qualcosa su cui, eh, su cui dobbiamo, eh, dobbiamo lavorare. Dice bene anche, anche Dario quando benissimo il decreto Aste che comunque doveva uscire entro il 2021 non è uscito, visto che siamo in ritardo, solamente utilizziamo anche questo ulteriore tempo che eh, ci stiamo prendendo per... Per fare diciamo, un confronto, una consultazione con gli operatori, ma sempre nell'ottica di produrre un qualche cosa che vada in sinergia col, col meccanismo e che si risulti il più efficace possibile rispetto alla necessità, all'esigenza di intercettare quel potenziale di investimenti. Una considerazione, qui non vado ovviamente a ricordare, anche perché poi anche il collega Demin della, eh, De Min dell'autorità ha già un po' ricordato quali sono i fondamentali del, del meccanismo, però anche qui un, una riflessione, I soggetti, obbligati, i soggetti obbligati sono ovviamente i distributori, sono quelli che devono comprare, comprare i titoli, ma nella realtà attuale, questo che okay, appartiene al tecnicismo e al meccanismo, ma nella realtà attuale i veri soggetti obbligati sono i consumatori, cioè sono che devono ovviamente eh, analizzare i, i propri consumi, valutare la possibilità di interventi di efficientamento e il, possibilmente, questo anche col supporto delle istituzioni e de, del GSE, raccordare questa progettualità al, al meccanismo, eventualmente sostenere, accelerare la realizzazione di questi investimenti. La storia, ovviamente esiste un mercato, abbiamo visto in cui il, con le sessioni di mercato, piuttosto che con le transazioni bilaterali, ovviamente anche qui registriamo tutti questi grafici, hanno questa onda diciamo, di grande crescita delle transazioni e poi di contrazione che invece si è registrata negli ultimi anni, proprio perché abbiamo questo effetto eh, combinato di, di una ramp down dei, dei progetti relativi al DM 2012 che si stanno progressivamente esaurendo. Una ramp up dei nuovi, eh, de, dei nuovi progetti che invece non riesce ancora ad essere eh, così forte, ma stiamo ovviamente accumulando, diciamo, dei, eh, approvando e quindi accumulando un serbatoio di, di progetti, ma vediamo qualche numero più avanti. Il contributo, diciamo, della, a, a quelle, nel, nel 2021 abbiamo riconosciuto un milione e titoli. Eh, di questi, ovviamente, la maggior parte sono sempre riconosciuti, appartengono al, al decreto 2012 e, e 50.000 titoli relativi al decreto 2017, ovviamente, la maggior parte dei titoli sono riconosciuti al. Al settore industriale, quindi, eh, quindi sicuramente il meccanismo si rivolge a tutti i settori. Ma uno dei principali interlocutori è sicuramente quello, quello industriale. Se guardiamo anche ai, ai target eh, diciamo di, eh, di, di risparmio energetico al 2030, il settore industriale vale diciamo, un po' meno de, degli altri settori, cioè vale una, eh, un megatep, mentre gli altri, civile, terziario e trasporti, ne valgono. Ne valgono 8, ma questo non vuol dire che l'obiettivo dell'industria sia, sia meno sfidante, perché ovviamente c'è anche tutto il tema della decarbonizzazione che incide pesantemente su, sugli investimenti che devono essere adottati. Questa è la storia delle missioni. Come dicevamo prima, eh, il, il, oggi dobbiamo lavorare non tanto guardando a quello che era in passato perché era un'altra cosa, ma a capire quali sono le, le, le modalità, eh, gli strumenti che possiamo utilizzare per catturare al meglio questo tipo, questo potenziale che è diffuso. Potrà aiutarci in tal senso anche il decreto de, delle aste, che almeno, mh, come dire concettualmente dobbiamo dire qualcosa che possa intercettare meglio le code della distribuzione quindi interventi che sono particolarmente costosi e che non trovano un'adeguata remunerazione nel, nel, nel meccanismo, ovviamente con la presenza del CAP, ma anche interventi eh, più, eh, più diffusi che magari possono trovare un qualche criterio di aggregazione ed essere comunque raccordati alla, a, a, questo tipo di, a questo tipo di schema. Dicevo prima dei numeri, dei, dei progetti presentati ai sensi del 2017, quindi sono abbastanza stabili, stiamo viaggiando con un numero di eh, 400 progetti all'anno, però come potete vedere ne, ne, nelle torte, ovviamente la parte verde sono le rendicontazioni che abbiamo ricevuto, quindi che stanno, eh, che, che stanno crescendo. Infatti nel 2020 avevamo emesso 10.000 titoli ai sensi del 2017, già siamo andati a 50.000 e già stiamo, eh, stiamo a questo punto dell'anno già stiamo su quest'ordine di, di grandezza, quindi insomma stiamo, eh, stiamo crescendo. Altro, Altro fattore importante è il. Quello, quello, quello dei tempi dei, dei procedimenti amministrativi che caratterizzano questi, eh, questi progetti l io devo dire che oggi cioè, l'interlocutorio quindi diciamo, l'istruttoria del procedimento continua a essere eh, abbastanza laboriosa. In genere abbiamo bisogno tanto della richiesta di integrazione quanto del preavviso di rigetto per riuscire diciamo, a, a chiarire diciamo, tutti, tutti gli aspetti e a verificare tutti i requisiti. Però, quando abbiamo questo compiuto questo percorso obiettivamente è abbastanza, eh, abbastanza impegnativo, il risultato che ne abbiamo è un risultato confortante, cioè questi progetti vengono accolti nell'80% nell dei casi, percentuali che ovviamente crescono in modo significativo se guardiamo anche alle rendicontazioni, questo sia eh, che sia le rendicontazioni di progetti presentati ai sensi del decreto 2012 sia rendicontazioni dei progetti eh, più recenti. Nell'ultimo mese abbiamo eh, diciamo, il tema certificati bianchi, è stato abbastanza gettonato sul sito, sul sito del GSE proprio perché abbiamo avuto eh, le novità dedicate alla, alla guida operativa, ma anche finalmente, una mi fa molto piacere, eh, a partire da, peraltro pro, proprio, proprio da oggi, è una casualità, non era una... Eh, però insomma in occasione dell'evento del FIRE da oggi è possibile presentare anche le richieste a consuntivo tramite portale quindi finalmente siamo riusciti ad aprire il portale anche a, al, anche a questo mentre prima si doveva presentare tramite, eh, tramite PEC e niente questo qui vediamo ecco se era l'ultima vediamo un po' sì, penso sì. allora il, quindi al di là di quello che è eh, diciamo l'interlocuzione che si attua nell'ambito del procedimento amministrativo eh, per noi è molto eh, importante avere un'interlocuzione attiva con quelli che sono eh, gli operatori de del settore, anche voglio dire ovviamente con, con le ESCO che poi hanno sicuramente il, 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 per noi rappresentano dei, dei moltiplicatori diciamo, di attuazione eh, di applicazione del meccanismo ovviamente alla, alla realtà dei, dei clienti finali dei, dei sistemi di, di consumo, quindi quello Diciamo, coltivare questo dialogo, questa interlocuzione, per noi, è finalizzata proprio a incrementare il tasso di presentazione di progetti e il tasso di affidabilità. Ovviamente dei, dei procedimenti che andiamo, che andiamo a gestire. Ci interessa ovviamente molto, rispetto a quel potenziale di cui parlavamo prima, anche l'interlocuzione finalizzata allo sviluppo. Peraltro, è l'interlocuzione che oggi è agevolata anche dalla possibilità di presentare richieste di valutazione eh, preliminare dei, dei progetti, che ovviamente in caso di accoglimento possono rappresentare è un elemento di. Di, 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 come dire, di, di aiuto a, prendere una, a realizzare l'investimento ma anche ovviamente a poterlo finanziare quindi l'invito agli operatori di eh, utilizzare eh, questo tipo di, eh, di strumento come forma di interlocuzione più strutturata dopodiché siamo ovviamente a disposizione anche per altri, per altri ambiti e questo mi avvia alla conclusione quindi questa è proprio l'azione del GSE che negli ultimi anni tende a spostarsi sempre più a monte, quindi non solo limitarsi alla gestione del meccanismo, cioè alla gestione della richiesta di accesso all'incentivazione, ma proprio di. Cercare, ecco, come ho detto prima, di raccordarsi di più alla progettualità de degli operatori. Questo trova una, come dire, ha un riflesso anche organizzativo, esiste una direzione promozione dello sviluppo sostenibile con una funzione dedicata proprio al supporto delle, de delle imprese, proprio per ai aiutare anche il mondo delle imprese in un'ottica di informazione, di, 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 di formazione all'utilizzo ovviamente dei meccanismi che noi gestiamo. Stiamo. Collaborazione altrettanto importante è quella che abbiamo con le associazioni di, di categoria, che per noi rappresentano ovviamente anche un, un filtro importante rispetto a quelle che sono le tematiche evidenziate dagli associati, non solo in un'ottica Costruttiva di quello che è possibile fare, ma anche per rappresentare quelle che possono essere le, eh, le criticità. Sappiamo che una delle aspettative degli operatori è di avere cosiddette regole certe e affidabili, e questo è sicuramente giusto, però è anche vero che viviamo in un contesto che è molto. Eh, che, che è molto dinamico, quindi interessato da, 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 da continui innovazioni e cambiamenti. Eh, e quindi le, a volte le, la norma o le regole che andiamo a, a utilizzare possono non essere allineate al, a questo tipo di, di cambiamenti, oppure possono rappresentare una limitazione all'effettuazione di alcuni investimenti. Su questo le associazioni possono farsi ovviamente portatori nei vostri confronti di, di queste evidenze e noi stessi possiamo ovviamente approfondire e interloquire su questi temi col, eh, col Ministero. Cerchiamo infine anche di alimentare il nostro sito con tutta una serie di informazioni sempre nell'ottica di appunto, dare questo contributo informativo alla vostra progettualità. Detto questo credo di essere arrivato in fondo quindi vi ringrazio a tutti per l'attenzione. Grazie, grazie Luca. E anche per tutta questa collaborazione che spero risulti utile per tutti gli intervenuti e tra l'altro cercheremo anche di mettere a disposizione successivamente per i nostri associati che non hanno potuto raggiungerci e credo che ci siano le condizioni per migliorare la situazione, lo stesso supporto all'impresa, ne abbiamo diretto diversi nostri associati verso la funzione poi funziona e riesce in qualche modo a superare le difficoltà. Io ti ringrazio eh, ancora posso, Scusa Dario, posso oh, dire solo una cosa perché non l'ho citata nel mio intervento, però ho visto che pure tu facevi cenno rispetto al. C'è cioè sempre una questione un po' incombe che è quella de, del passato, del contenzioso che certo. abbiamo accumulato nel, eh, nel passato. Noi questi nel, nel 2020 abbiamo ricevuto tutta una serie di istanze presentate al, eh, ai sensi de, del DL semplificazioni che obiettivamente con, con, grande, eh, con grande fatica abbiamo guardato perché veniva a riguardare un po' tutta la storia. Di, di, di quei progetti. Ad oggi abbiamo dato almeno la risposta del primo esito al 70% delle stanze, entro luglio arriveremo al 100% per poi completare l'attività entro ottobre. Obiettivamente non credo cioè, che questo intervento normativo sia stato particolarmente efficace per trovare una composizione di queste questioni eh, pregresse perché comunque rimane un gap tra quella che è l'aspettativa degli operatori e quella che è la posizione del GSE che è molto, eh, che è molto sostanziale. Eh, qualche risultato buono lo abbiamo ottenuto sull'applicazione dell'articolo 42,3 ter, cioè che è quello che consente di mantenere le rendicontazioni pregresse laddove poi sia intervenuto siamo in corso della vita utile una, ehm, una, un annullamento. Quindi questo siamo riusciti in diversi casi ad applicarlo. I casi in cui siamo arrivati a un vero e proprio riesame, quindi annullamento e annullamento, sono veramente uno o due casi, ma l'abbiamo fatto esclusivamente nel merito e non applicando un mero automatismo che in qualche modo eh, come dire, si poteva intuire dalla, dalla norma. Eh, certe volte le norme andrebbero anche scritte meglio purtroppo, anche se la razza era, era, era chiara insomma, però purtroppo se poi... Sono scritte male. Però volevo dare un aggiornamento anche su questo? Grazie, grazie. Allora adesso passiamo a tre esperienze proposte con chi ci sostiene da tanti anni, ringraziamo di essere qui con noi. Quindi Claudio Palmieri cominciamo con lui di era. Dov'è? Claudio. Eccolo. Vai pure al podio, trovi il telecomando. Benissimo, grazie. Eh, sempre un ringraziamento all'organizzazione per, per l'invito a, eh, a questo appuntamento importante. Eh, dunque. Premendo il pulsante verde, ti conviene alzare? Ecco, ok. Ok. Dunque, certificati bianchi. Eh, vorrei mh, aprire diciamo, questo, questo intervento, questo mio intervento. Eh, con, sottolineando un aspetto eh, di passaggio fondamentale che il meccanismo dei certificati bianchi sta, eh, sta attraversando proprio in questo momento. Per quale ragione? Perché siamo in attesa di alcuni provvedimenti molto importanti che faranno la differenza nel vincere o perdere la scommessa per rilanciare questo meccanismo. Abbiamo parlato adesso del eh, meccanismo cioè de della pubblicazione delle linee guida, che sono sicuramente uno strumento utile e importante in quanto contengono molti elementi di semplificazione eh, che aiuteranno sicuramente la presentazione di, di progetti. Eh, ci sono degli elementi molto importanti come ad esempio la possibilità delle richieste di, val di valutazione preliminare che stanno aiutando già oggi moltissimo gli operatori nella fase di presentazione. Eh, eh, mancano probabilmente ancora in queste linee guida eh, degli interventi di alta magnitudo in termini di grandi quantitativi di certificati bianchi che sarebbe necessario immettere all'interno della borsa per poter veramente rilanciare il meccanismo e dare più stabilità eh, al sistema. Qualche segnale importante c'è, parliamo ad esempio del, eh, dell'economia circolare che è stata a tutti gli effetti, inserita, cogliendo il suggerimento fatto da molti operatori, all'interno degli interventi che sono elegibili al meccanismo dei certificati bianchi. Eh, molto importante, perché questo possa avere effetto, è il fatto che eh, si possa in qualche modo fare un salto di qualità eh, nell'interpretazione del meccanismo, cioè il meccanismo dei certificati bianchi ha eh, storicamente premiato l'efficienza energetica generata all'interno del perimetro dello stabilimento. Quando si parla dell'economia circolare, di del recupero di materia, molto spesso gran parte dell'efficienza energetica reale che si verifica è lungo la catena di generazione della materia prima che viene sostituita eh, dal recupero di materia. Il recupero del plastica è un esempio in cui eh, a seguito del recupero della plastica il sistema paese beneficia di un grande risparmio energetico eh, nella filiera che porta alla costruzione della materia, eh, dei polimeri eh, di materia eh, vergine, tra l'altro con un risparmio energetico anche di 6 o 7 volte, se non superiore ancora per il recupero di alluminio. Ecco, questa è una scommessa che nelle linee guida si parla in modo chiaro di efficienza energetica diretta e indiretta lasciando però aperta eh, la questione. Ecco, questo riteniamo che sia veramente, se c'è la volontà di fare questo salto di qualità, uno dei pochi al momento interventi di eh, alto livello eh, capaci di eh, reintrodurre moltissima liquidità all'interno del sistema. Eh, un po' di delusione parlando sempre di interventi importanti sul teleriscaldamento, purtroppo riteniamo che sia ancora una volta un'occasione persa, almeno fino a questo momento, anche qui per eh, generare e valorizzare, valorizzare quantitativi importanti di efficienza energetica derivati dall'utilizzo di energia termica dovuta alle biomasse, alla geotermia e eh, al calore cogenerato. Eh, Un'occasione non ancora pienamente colta anche, parlando sempre di interventi importanti, eh, sull'idrogeno, eh, in cui eh, è stato inserito l'utilizzo degli elettrolizzatori, ma senza aver, aver avuto ancora il coraggio di eh, considerare anche eh, l'energia termica da fonte rinnovabile che può essere attraverso l'utilizzo dell'idrogeno. Eh, immessa e eh, utilizzata come energia termica nei processi produttivi, praticamente energia termica sotto forma di energia solare ed eolica addizionale eh, che viene utilizzata attraverso l'idrogeno per usi eh, termici. Eh, ci sono altre probabilmente altre forme di incentivazione. Strutturata all'orizzonte, ma anche il certificato bianco, specialmente col meccanismo ad aste, eh, poteva essere uno strumento molto utile eh, per promuovere anche questa tecnologia. I prossimi passaggi cruciali, come ho detto all'inizio, eh, sono la capacità di mettere in atto due degli strumenti più importanti che sono stati inseriti nel decreto del eh, dell'anno scorso, del 2021, il primo è quello del meccanismo ad aste, pensato proprio per incentivare quelle tecnologie capital intensive che normalmente non riescono a essere incentivate col segnale di prezzo che è un valore medio delle varie tecnologie che più tradizionalmente sono incentivate col meccanismo dei certificati bianchi. Dopo dirò due parole su questo, eh, su questo decreto, urgentissimo, eh, perché eh, l'escalation della liquidità che servirebbe eh, quest, per, questo, eh, per, per ottenere questo risultato, questo decreto ha tutto il potenziale per poterlo fare. Ma non scordiamoci anche un'importantissima misura che è stata inserita sempre nel decreto del 2021, cioè il meccanismo di stabilità. Quel meccanismo di bilanciamento eh, che eh, è un, dovrebbe essere uno strumento disponibile per il regolatore in grado, se fo ci fosse la necessità, di riportare eh, il bilanciamento tra domanda e offerta qualora eh, i parametri di riferimento, il prezzo principalmente vada fuori controllo e dando garanzia agli operatori che il meccanismo rimarrà comunque in stabilità pur funzionando all'interno di regole eh, di mercato, un principio abbastanza simile a quello eh, già utilizzato nel Market Stability Reserve dell'ETS. Ho voluto riportare questo meccanismo eh, di, eh, di, di decreto sulle aste. Il cui disegno è estremamente importante per poter eh, riversare questa liquidità all'interno della, della borsa. Ci sono state proposte molto eh, dettagliate, anche presentate dal, eh, da Confindustria, anche dal CESEF. Noi abbiamo provato in breve a disegnarne un possibile eh, meccanismo di funzionamento. Si tratta di far dialogare due eh, piattaforme con segnali di prezzo, prezzo differenti. Eh, vedete sulla sinistra eh, l'esempio dell'operatore 1 che presenta un progetto secondo il percorso tradizionale, eh, viene messo un certificato bianco e l'operatore può essere remunerato annullandolo ad esempio al prezzo eh, di eh, 250 euro TEP. Vedete sulla destra un percorso assolutamente identico, analogo, non cambiano i riferimenti, non cambiano le strutture. Eh, Viene presentato un progetto, seguendo sempre lo stesso percorso, il progetto viene approvato, ma questa volta il gestore eh, emette un certificato bianco e un credito d'asta. Il certificato bianco viene valorizzato sempre al prezzo di mercato, vendendolo in borsa e di conseguenza questi nuovi progetti, ad esempio questo potrebbe essere un, un progetto sull'economia circolare in cui viene fatta una base d'asta a 500 euro a teppe. L'operatore, qualunque cosa succeda al mercato, per dieci anni, quello che sarà, riceverà sempre 500 euro a tepe. una parte della valorizzazione l'avrebbe dalla vendita in borsa, l'altra parte cedendo il credito d'asta e venendo remunerato dal, dal, dal regolatore, eh, dal gestore dell'asta, in questo caso abbiamo immaginato fosse, possa essere sempre il GSE, nella differenza tra il prezzo medio di mercato e... Eh, il, il valore per raggiungere il credito d'asta è un esempio che abbiamo disegnato noi eh, attraverso i nostri trader. Eh, è il sistema, niente di nuovo, tipico dei Contract for Difference che vengono utilizzati in Europa e che permette, in modo se tutto sommato semplice, senza alterare la struttura del meccanismo, di ottenere l'importante risultato che ci siamo proposto: alimentare la borsa e intercettare tecnologie che richiedono criteri, livelli di incentivazione più alti. Mi avvio eh, alla conclusione, eh, riassumendo un po' quello che, come è cambiato eh, l'approccio eh, all'efficienza energetica del, del nostro gruppo, ormai eh, negli ultimi due anni è difficilissimo, eh, come molti di voi sanno, Andare presso le imprese e poter parlare solo di efficienza energetica. L'efficienza energetica è diventata uno degli strumenti che fanno parte di un percorso più ampio che deve accompagnare le imprese verso la decarbonizzazione. Però questo percorso di decarbonizzazione, per essere credibile, deve essere equilibrato e coerente sia da un punto di vista energetico che economico. A volte. Fa un po' sorridere eh, andare in un'impresa e sentire un interesse spasmodico per l'idrogeno quando, ad esempio, ci si accorge che non hanno fatto nemmeno gli interventi a più basso costo di efficienza energetica e non, hanno messo, non sono stati messi, ad esempio, i pannelli fotovoltaici eh, in grandi superfici che sono, che sono disponibili. Eh, ecco, l'idrogeno è. Uno strumento molto importante, prezioso, ad altissimo costo in questo momento, e si spreca la metà dell'energia. È per questo che dovrebbe essere utilizzato per intaccare quell'efficienza energetica che eh, non è intaccabile con altri sistemi. Il nostro percorso che proponiamo è proprio centrato sul principio Efficiency First, richiamato in modo ancora più deciso eh, dalla Commissione europea nel, nel documento che è stato inviato eh, qualche mese fa dal Consiglio al Parlamento, della Commissione del, al Parlamento e il Consiglio europeo, prima fare tutto quello che è possibile fare con l'efficienza energetica, intervenire utilizzando tutte le fonti rinnovabili disponibili sul sito, principalmente per l'industria parliamo di fotovoltaico, e poi utilizzare i cosiddetti gas verdi, tra cui c'è il biometano, ci sono grandi novità normative sul biometano in arrivo, qui sarà possibile produrre biometano da filiere agricole in siti decentrati e eh, tramite degli acquisti eh, di contratti di acquisto da un'industria decarbonizzare un settore industriale eh, anche in un altro, in un altro sito eh, acquistando queste, gar queste garanzie d'origine, questi titoli che saranno Validi anche i fini dell'ETS, in quanto il meccanismo ETS lo consente per il biometano, non ancora per, eh, per l'idrogeno. Ecco, la logica però deve essere quella di coerenza. Poi ci sono, una volta spinto il livello di decarbonizzazione eh, vicino al 40-50%, gli stessi protocolli internazionali parliamo del carbon footprint o del science-based target o del passato del 2060, permettono poi di decarbonizzare la parte residuale con questi strumenti eh, finanziari. Ecco, assurdo sarebbe cominciare a utilizzare strumenti di compensazione quando non si è ancora fatto tutto il resto. Ecco perché la figura dell'energy manager è una figura fondamentale, perché è tra le figure professionali quello che ha le maggiori competenze proprio per pianificare un percorso credibile e strutturato di decarbonizzazione degra... de 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 di medio e lungo periodo. Chiudo l'intervento richiamando sempre il nostro spazio digitale che abbiamo aperto da due anni, che ci sta dando molte... Soddisfazioni dedicati proprio agli energy manager, l'accesso è libero, è possibile seguire eventi, ma è utilizzabile e pensato anche come strumento di lavoro. Cioè gli energy manager trovarono sempre, telefonando a dei numeri telefonici, altri energy manager con i quali confrontarsi eh, per affrontare eh, le sfide, le complessità del futuro. Grazie. Grazie Claudio. Eh, Pasquale Monti, viene. <coughs> <di> <coughs> Sia assurdo pensare di risolvere il problema compensando o cedendo asset sporchi, che è quasi peggio che l'altra possibilità. Prego Bene. Pasquale. Allora, vado sul next? No. è quello verde? Sì. Ok. Allora, vediamo di andare su un attimo sul focus. Innanzitutto, eh, grazie agli organizzatori, ma grazie ai partecipanti. Abbiamo un po' perso questa abitudine a vederci dal vivo. Eh, vi confesso che anche per me parlare davanti a un pubblico e non davanti a webcam è qualcosa di nuovo. Negli ultimi anni, come dici, siamo abituati ad avere una nostra telecamera davanti. Abbiamo dimenticato come regolare i microfoni, insomma. Grazie, insomma, di aver preso il sacrificio di venire qui eh, per ascoltarci. Allora, andiamo veloce. Sono, tanto il, la presentazione poi verrà condivisa. Quindi, sì, io continuo a schiacciare, però non va avanti. Sbaglio qualcosa. Ok. Allora, parliamo di decarbonizzazione. Alla fine eh, i certificati bianchi, ricordiamoci, sono uno strumento di un obiettivo più grosso. Uno strumento che sta funzionando. Io sono particolarmente ottimista. Eh, I progetti si presentano, le aziende hanno imparato a misurare, Un bello sforzo, sforzo eh? su questo diciamocelo. Quanti sono Edge qua in sala? Scusate? Eh, pensavo, pensavo di più. Ok, ok. Allora il nostro lavoro è quello di eh, ricordare le aziende che devono misurare. E, ricordiamocelo sempre, è uno dei principali ostacoli alla presentazione dei progetti che le aziende non... gli manca questo aspetto. Non, eh, il, 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 il direttore tecnico è sempre convinto di essere quello che sa quanto consumano le, le, le sue apparecchiature, sa come efficientarle, sa tutto. Guardandole da fuori, a volte si vedono cose che a lui sfuggono, è, è il nostro lavoro. Ricordiamoci un attimino questo: se vogliamo parlare di decarbonizzazione, ricordiamoci praticamente due punti fondamentali. Tanto si sta facendo, siamo sulla buona strada, ci sono delle buone notizie. Praticamente, abbiamo degli impegni governativi che stanno andando avanti. Ci si sconta a livello politico, voglio dire, è evidente, insomma, quello che è successo in Europa sul tema delle auto è abbastanza chiaro. Sono diversi modi di pensare che si vanno a scontare, però una strada è fatta. Tante buone notizie ci sono, si sta investendo tanto in questo settore. però, come dire, eh, siamo sulla buona strada, ma non c'è abbastanza, si deve fare di più, si deve fare molto, molto di più. Eh, la pandemia eh, ha portato a un primo stop, guardiamo quanti investimenti in efficienza energetica sono bloccati per la pandemia, a questo aggiungiamo che il conflitto dietro casa ci sta spingendo a recuperare fonti di produzione ormai obsolete e andare un po' in controtendenza. quindi eh, c'è ancora più lavoro da fare per portarci sulla buona strada. E soprattutto per chi, è, per chi ha a che fare con le aziende, ricordare che non devono come dire, sperare che dal PNR arrivino miracoli anche per loro. C'è tanto da fare senza come dire, aspettare miracoli. I passaggi quali sono? Sui veicoli elettrici non parlo, voglio dire, se ne parla abbastanza, eh, come dire, di colonne, le colonnine crescono per fortuna. Eh, stiamo prendendo queste abitudini, quindi questo più o meno fila. Sul, Sull'eolico la capacità installata sarà tantissima, ma comunque non sufficiente. Il fotovoltaico: eh, allora per me, che vado in giro da, da, sulle aziende, con le aziende che parlo con, con gli imprenditori, il fotovoltaico è ritornato incredibilmente di moda. Chiunque ha un tetto disponibile in questo momento vuole installare il fotovoltaico. Eh, sì, eh, buono, importante, ricordiamoci sempre di guardare quello che sta sul tetto ma anche quello che sta sotto il tetto perché l'efficienza energetica eh, è comunque la risorsa più importante su cui dobbiamo andare a lavorare l'aumento dei prezzi dell'IETS, del, del, ecco, quello è un driver che dobbiamo sempre tenere sotto, sotto un attento monitoraggio eh, quanti di noi immaginavano i prezzi a cui sono arrivati i certificati praticamente nei, nel, nello scorso anno. Cioè, eh, tutti quanti avevamo un qualcosa che era l'ETS, era un, come dire, un giochino, vabbè mi arriva una quota, me la vendo, poi quando mi serve me la ricompro, un meccanismo per fare cassa, poi ci siamo iniziati all'improvviso svegliati, siamo resi conto che non funzionava per un cambio di meccanismo, perché sono, come dire, si sperava che l'Europa fosse molto più generosa di quello che... Eh, giustamente doveva invece prevedere come meccanismi di se vogliamo affrontare questa tematica della decarbonizzazione. E lo scenario a 130 non è forse tanto lontano da quello che possiamo immaginare. E quindi eh, come dire, teniam, teniamone conto assolutamente. L'efficienza le, le, energetica, perdonatemi, le, il guaio è che eh, come dire, io comunque sono Enel, io la vedo che passa attraverso le tecnologie efficienti. L'impegno del vettore elettrico secondo me è la strada per l'efficienza energetica in tantissimi casi. E, e quindi c'è un, una tematica di individuare quelle tecnologie efficienti che ci possono aiutare a decarbonizzare, a rendere efficienti i processi produttivi, eh, che spesso abbiamo lì, le, come dire, i colleghi dell'RSE hanno preso, hanno sviluppato, hanno analizzato, però rimangono lì nei cassetti perché il mondo industriale non applica. Abbiamo una risorsa da questo punto di vista enorme che spesso non viene impegnata. Anzi, come dire, io sono assolutamente pronta ad ascoltare qualunque proposta di nuove tecnologie che può essere applicata in ambito industriale, voglio dire, tanto la, la mia, il mio profilo LinkedIn c'è, la mia email c'è, scrivetemi, voglio dire, confrontiamoci, sono assolutamente pronto a raccogliere tutte quante le esperienze eh, di efficientamento che si possono portare avanti, voglio dire, il... Se ciò abbiamo un'ambizione è quella di eh, come dire, diventare un bacino per condividere esperienze e mettere a disposizione le aziende. Il, il tema praticamente dell'idrogeno. Tema bellissimo, interessantissimo. Eh, come dire, eh, l'idrogeno eh, segue quello che è il trend degli ETS. Se gli ETS dovessero salire arrivare a 130, molto probabilmente l'idrogeno potrà essere un, uno strumento di produzione, soprattutto nel partendo dal mondo dell'acciaio. Oggi, oggi non è così. Oggi, quante iniziative sull'idrogeno vengono fatte soltanto per un discorso di immagine? Cioè, quanta CO2 si produce se vogliamo produrre questo idrogeno partendo dal metano? Come dire, Dobbiamo essere anche un pochettino concreti da questo punto di vista. L'obiettivo della decarbonizzazione la strada c'è, gli strumenti ci sono, i costi però sono molto elevati. Quindi, come dire, è uno, è uno strumento. Ricordiamoci che l'idrogeno è uno strumento che dobbiamo utilizzare con raziocina, allora qua posso andare veloce, tanto nell'X la conoscete tutti quanti, sta diventando praticamente, i certificati bianchi. Ecco, ricordiamoci che i certificati bianchi sono uno strumento, uno strumento che, cosa, diciamo, che arriva nella fase finale di un processo. Il primo, step, il primo passaggio che io vedo è quello di iniziare, visto che parliamo tutti di decarbonizzazione, a realizzare dei bilanci che analizzino bene le tematiche di produzione di CO2 e degli altri gas clima alteranti da parte delle aziende. Bilanci fatti come si deve, analizzando attentamente tutto quello che è presente nell'azienda e affrontando il tremendo scopo 3. Per chi si occupa di queste tematiche sa che quando, quando ci avviciniamo a scopo 1 e scopo 2, a me piace dire in italiano, perdonatemi, so che non, non è la traduzione corretta, ma io scopo mi, mi suona male, mi, mi perdo la, la P finale. E, eh, quando quando le affrontiamo praticamente, quando siamo su scopo 1 e scopo 2, i numeri ce li abbiamo, più o meno raccogliamo le informazioni, quando arriviamo sullo, sul, sullo scopo 3 ci perdiamo. Dobbiamo praticamente raccogliere informazioni, tante le aziende spesso non, non le hanno disponibili, ed è una caccia al tesoro. Ricordiamoci che, praticamente, che abbiamo le diagnosi energetiche il prossimo anno. Evitiamo di fare le solite corse. E questo lo, lo dico partendo da me che faccio diagnosi energetiche, lo dico a chi condivide con me questo tipo di attività. Le misurazioni sono fondamentali e, e questa è l'occasione per fare insieme le due attività, per affrontarle insieme. Avendo in testa comunque lo step successivo che è quello di presentare progetti di efficientamento in cui i certificati bianchi sono lo strumento per poter finanziare parte di questi investimenti e ridurre i tempi di ritorno degli investimenti, oggi tantissimi progetti che sono stati lasciati nei cassetti sono stati tirati fuori perché col costo dell'energia e soprattutto col costo del metano più elevato come dire, li abbiamo tirati fuori, stavano lì, però nel frattempo mica abbiamo pensato, visto che c'era tempo di fare le misure per misurare ex ante. Come dire, questo punto di riflessione, questo eh, come dire, ha un suo passaggio la diagnosi. Approfittiamo delle diagnosi energetiche eh, per mettere in piedi quei sistemi per andare a misurare che dopo ci serviranno per i certificati bianchi, dando un maggior valore alle diagnosi energetiche. Diagnosi energetiche, ricordiamoci di, di focalizzare la nostra attenzione soprattutto sugli interventi tipo verticale. Abbiamo, come dire, eh, sulle diagnosi energetiche, quando mi, mi capita di leggere, anche quelle fatte da noi, devo dire la verità in maniera molto critica: siamo i primi a sbagliare, ma proprio per questo vogliamo migliorare. Il grosso dell'attenzione è fatto su quegli interventi generalisti che trovi dappertutto. Una diagnosi energetica: eh, Sicuramente all'interno c'è il sostituire i compressori, gli impianti di illuminazione. Se c'è ancora qualcuno che non ha installato i LED, ehm, qualche recupero termico. Già questo siamo un pochettino più avanti. Ma attività pesanti, attività sul processo, spesso non vengono affrontate. Ecco, l'ambizione la, che ci siamo dati è di aiutare le imprese in questo momento ad affrontare proprio quella parte del processo e proprio praticamente eh, impostare tutto quanto al fine. Di poter poi, dopo, presentare i progetti. Sui certificati bianchi o sugli altri strumenti di finanziamento, voglio dire. Eh, meno CO2 o meno euro? Questo è l'eterno dilemma che abbiamo sempre davanti. Andare a risparmiare. Sì, sì, no, sono arrivato, sono arrivato alla fine, per fortuna, Dario, l'ho tarata bene. Eh, tanto 25 chart, le, se le potranno leggere con calma. Andare a tarare gli interventi in maniera tale da investire un qualcosa in più per portarci a casa un maggiore efficientamento. Non è soltanto un tema di certificati bianchi, ma un tema di competitività del sistema paese. Oggi riuscire a migrare e a dipendere meno dal metano significa avere una maggiore competitività nei prossimi anni, perché gli scenari sul, sull'andamento del costo del metano non possono che essere pessimisti, scusatemi, ma eh, il metano che arriva da fuori con i rigassificatori comunque ha dei costi di trasporto che andranno a pesare sul vettore. L'energia elettrica, è il grande vantaggio che possiamo utilizzare un mix che porterà, spero, sempre più una maggior quota in rinnovabile e quindi un abbassamento del costo dell'energia. Questo è il, è il mio auspicio eh, con cui posso chiudere con perché siamo in elixir e tanto l'avete nelle chat, lo potete leggere, perché ci possiamo occupare praticamente anche di questo tipo di attività, avendo un approccio circolare, non di economia, ma un approccio verso il cliente, ah, e con i miei contatti. E ho chiuso, grazie. Grazie Pasquale. Certo, sarà utile dare una risposta a quelle domande, Anna Maria desidera, eccola lì, di in partner. Passiamo invece adesso in un ambito un po' più legale. Yes, of course. termine dell'intervento facciamo bere tutti. Eh? Sì. Allora grazie a tutti, grazie al FIRE, è sempre una bella occasione essere qui perché insomma ho un appuntamento importante e il confronto mi sembra molto interessante quest'anno perché è molto aperto, diciamo, è franco su tematiche che conosciamo. Allora eh, vabbè, eh, Partner, chi non lo conosce, è uno studio internazionale, in Italia siamo divisi in quattro sedi, diciamo che storicamente sarà l'origine te tedesca ci siamo occupati da tempo di Green Economy quindi insomma siamo, riteniamo un partner affidabile e quindi questo poi ve lo andate a vedere perché insomma crediamo di saper fare le cose bene allora devo dire che alcune dei, delle slide ripetono quanto hanno detto eh, gli altri relatori e mi piace pensare quindi che ritorniamo su punti comuni ovviamente lo facciamo con approcci diversi ognuno con la propria professionalità mi piace ricordare che appunto, eh, i certificati bianchi sono uno strumento di incentivazione di questa, di questa fonte di energia, almeno così eh, dovrebbe essere in base all'Energy Efficiency First, che è il principio che hanno appena ricordato e che nasce abbastanza recentemente, ma che poi eh, così, eh, diventa un punto anche di tutte eh, le misure che vengono adottate a livello europeo. E come ha detto poi il dottor Palmieri prima di me, cioè, possiamo fare qualsiasi misura ma se prima facciamo efficienza eh, raggiungiamo sicuramente un risultato migliore. Quindi è eh, come dire connota anche il green deal europeo, come ricordava Dario, eh, dalla strategia si passa all'azione con il pacchetto Fit for 55, ma soprattutto eh, l'Europa mette a disposizione molti, molti denari. Molti denari che poi, in forza della pandemia, voglio dire, eh, vanno a coprire non solo questa, questa, eh, questa visione di una decarbonizzazione, di una neutralità climatica al 2050, ma che con, eh, con l'occasione della pandemia vogliono forzare a una sorta di rivoluzione eh, che parte dal basso al fine di rendere non solo perseguibile questo, questi obiettivi elevatissimi, ma anche una rinascita dei nostri Stati. Sappiamo di aver preso moltissimi eh, di questi fondi che dal eh, Recovery and Resilience Fund entrano diciamo così, a casa nostra attraverso il PNRR e, come spesso succede per gli strumenti europei, al di là dello strumento che stabilisce gli importi, c'è poi... Il regolamento che tratta le linee di ingaggio per le attuazioni nei paesi e il regolamento RRF impone che, vi sia tra le missioni che noi andremo ad assumere, stiamo assumendo con il PNRR, stiamo anche già realizzando, mi sembra direi, la transizione verde è il primo pilastro che diventa nel nostro caso la seconda missione. È diciamo, mandato europeo di investire nella transizione verde il 37% della spesa degli investimenti e riforme, ma soprattutto è imposto altrettanto che tutti gli altri investimenti e riforme abbiano sostanzialmente eh, alla base il principio di non arrecare una, un danno all'ambiente. Sostanzialmente ogni misura in qualche modo deve avere un impatto positivo o comunque sostenibile per l'ambiente al di là del fatto del 37% degli importi, se stiamo parlando di 200 miliardi di euro, non è cosa da poco. Osservazione del, diciamo così, del documento più vicino, al di là poi le iniziative sono in, in piena attuazione in qualche modo, in questo prima come dire, riassunto delle linee di indirizzo della transizione scopriamo che L'efficientamento passa come concetto eh, prevalentemente sull'efficientamento del patrimonio immobiliare pubblico privato, che insomma, per voi operatori forse è una visione eh, un, po', un po' strettina, ecco. almeno appare così anche per me. Ehm, parallelamente al PNRR mh, abbiamo altri strumenti che conosciamo, il PNIEC che nel frattempo aveva stimato gli obiettivi di risparmio attesi, e sono qui, io estrago da documenti ufficiali, trovate la fonte, e sono quelli che abbiamo visto, poi vedremo se e come li abbiamo raggiunti. E ho ricavato diciamo, queste, queste indicazioni da un articolo della Repubblica dove eh, si stimava che il costo sostanzialmente dell'efficienza, se pagata con i certificati bianchi, costava 450 euro. Eh, allo, allo Stato invece di 2.500 euro per le ristrutturazioni edilizie. L'articolo del 2019 in realtà ha l'impressione che si sia con i super bonus puntato di più, ma anche così abbiamo visto nel PNRR sull'efficientamento degli immobili e molto meno nel meccanismo dei certificati bianchi. Ahimè. E, qui un brevissimo riassunto dei progetti presentati. È già stato detto, si nota sostanzialmente una riduzione che è legata al fatto che dal 2017 in poi c'è stato il nuovo decreto che ha un po' cambiato eh, il sistema e coerentemente in alto, in alto a destra ci sono, cioè, le R1C presentate nel 2021 e 764 sono quelle riferite. Le rendicontazioni dei progetti a consuntivo approvate con il DM del 2012 e mh, per dire sono eh, 318 quelle presentate sempre nel 2021 ma riferite al, ai progetti approvati nel 2017. Quindi c'è ancora un po' un gap di crescita secondo le nuove eh, normativa e vanno un po' a chiudersi i progetti vecchi, questo anche è anche stato anticipato. C'è un decremento dei titoli emessi, su questo anche Damin ha detto, eh, giustamente comunque siamo fuori da un momento di, di, di rischio, ma quello che mi interessava insomma, rappresentare è, abbiamo raggiunto il target, sì, nel 2021 abbiamo fatto sostanzialmente 0,39 eh, megatep, scusate, di risparmio rispetto ai 0.22 che ci eravamo prefissati, molto più eh, però sarà fatto in realtà nel 2016, quando eravamo prossimi al cambio di normativa. Sulla normativa, eh, al di là di questo che è un riassunto un po' così a, a monte, sappiamo che. Abbiamo avuto, scusate, un secondo, delle norme fondamentali, cioè o meglio, delle, delle, delle indicazioni fondamentali, il DM del 2012 con le linee guida eh, N911, piuttosto che il DM del 2017 che ha cambiato, sappiamo appunto il sistema. Dopodiché c'è stata la modifica nel 2018 piuttosto che l'aggiornamento dello scorso anno, il direttoriale non mi dilungo. Nel frattempo sappiamo che. C'è stata una modifica della norma che riguarda i controlli. Che è l'articolo 42 del decreto 28 del 2011, che insomma è il decreto eh, che, come sapete, copre non solo l'efficienza ma anche tutto il mondo delle rinnovabili in qualche modo. E questo articolo 42 diciamo che nel, nel corso degli anni è andato un po' allungandosi, perché oltre ad assegnare si controlli e sanzioni, oltre ad assegnare il potere di controllo al GSE, ovviamente declina le sanzioni ma anche abbiamo visto con delle introduzioni di norme in qualche modo se non proprio sanatoriali ma comunque di sostegno nei casi in cui qualcosa sarà inceppato dello strumento la modifica fondamentale è quella intervenuta appunto nel 2020 che prevede sostanzialmente che il potere di controllo è dal 2020 in poi, insomma, con una lettura della giurisprudenza che sposta eh, a 18 mesi più avanti, sostanzialmente, l'applicazione di questa nuova eh, disciplina, secondo cui il potere di controllo adesso è soggetto ai limiti del 21 nonies in buona sostanza, può essere svolto solo se diciamo in un tempo ragionevole, che oggi è stimato per l'ennesima modifica e semplificazione in 12 mesi, comunque era 18 mesi, e prevede sostanzialmente una serie di verifiche come il bilanciamento della valutazione degli interessi coinvolti ai fini di valutare se effettivamente meriti la, la, la revisione di un, e quindi che venga disposta questa decadenza. L'altra modifica ha riguardato Sappiamo la, 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 eh, la norma mh, diciamo, 3 bis e 3 ter, che era, eh, prevedeva nel caso di decadenza e la, la possibilità di fare salvo il passato, salvo che la, mh, i progetti, insomma, non si, o meglio la situazione, non evidenzi la presenza di documenti non veritieri o dichiarazioni false e mendace degli operatori. Poi c'era la famosa norma sanatoriale che purtroppo. Non, ringrazio il dottor Barberis, insomma, non ha dato minimamente l'esito sperato. Non avevo trovato oxidati, adesso vedremo quelli che ho recuperato. Diciamo che dalla la conoscenza del settore avevamo visto che venivano rigettate queste istanze. con Conferma sostanzialmente delle decadenze, degli annullamenti già adottati. In buona sostanza la. Società che era già stata colpita da un provvedimento di decadenza e l'aveva già impugnato, è stata costretta ad impugnare anche questi rigetti. Quindi questa norma, che era chiaramente nelle intenzioni, era quella di risolvere la situazione, in realtà ha avuto l'effetto esattamente opposto di duplicare il contenzioso. In più, devo dire, non è stata neanche applicata, diciamo, in via. Um, Anticipata, so come, perché il, eh, sono stati avviati nuovi procedimenti, non solo non si sono conclusi favorevolmente i diciamo riesami, ma il GSE ha dato avvio ad ulteriori procedimenti, o comunque non ha concluso diciamo, i, i procedimenti in corso con, un, con una sorta di, di, di eh, eh, lettura prudente ecco, della situazione, ma è diciamo andato avanti con lo stesso con lo stesso sistema già applicato, che è quello, insomma, lo sapete anche voi, di verificare, chiedere agli operatori di dare prova documentale della eh, correttezza delle dichiarazioni rese riferibili a tutti gli interventi che, sono, che erano stati incentivati. Allora, non mi dilungo sulle modifiche apportate dal decreto del 2021 sul decreto del 2017. Se non con riferimento appunto al sistema dei controlli, perché come sapete, moltissimi di questi progetti avrebbero avuto, insomma, sarebbero stati assoggettati alla regolamentazione del 2012, ma il GSE ha fatto un'applicazione della nuova normativa, almeno su moltissimi casi. E quindi eh, mi sembrava giusto riportare la norma, come era originariamente decreto del 2017, e come è. Dopo dal, dall'1 giugno sostanzialmente del 2021, e in buona sostanza gli elementi fondamentali sono che il GSE va a verificare la conformità tecnica amministrativa dei progetti. Per fare ciò, sostanzialmente vale la regola del sopralluogo piuttosto del controllo documentale, ma il do controllo documentale è diventato diciamo, quasi obbligatorio dovuto anche al, al tema della pandemia. E adesso arriva proprio il bello. <ride> E, e quindi e questo tema, appunto, è stato, insomma, sono stati costretti a fare una verifica documentale su tutti i progetti. Una delle cose, secondo me, importanti da rilevare è che sappiamo benissimo: il decreto del 2012-linee guida non avevano una lista di documenti da conservare, e la bagarre è proprio su questo, su questo tema e nel 2017 la, eh, la violazione rilevante era l'indisponibilità della documentazione da conservare obbligatoriamente, perché il prevedeva una lista di documenti, che appunto non c'era prima, dal 2021 in poi si parla di indisponibilità della documentazione da conservare, quindi anche obbligatorio o meno che fosse, a supporto dei, delle dichiarazioni rese, il che appunto apre tutto il tema della falsa rappresentazione. Ancora meno, mi fermo sul decreto direttoriale perché ne parlerete molto bene: andiamo ai numeri perché sappiamo, ahimè, che gli esiti delle verifiche dal 2019 in poi su progetti standardizzati sono terrificanti. Quindi, si passa dal 97% dei casi di progetti verificati e per i quali è stata disposta la decadenza, le violazioni contestate sono. Eh, sono massima, ma in massima parte eh, legate al fatto questo comportamento stativo o domissivo che insomma, per l'esperienza è eh, il caso in cui il GSE ha chiesto come tutti la lista dei documenti e gli operatori non li avevano tutti, non li avevano in parte e per qualche intervento probabilmente non ne avevano neanche uno e in minima parte sono il caso di documenti non veritieri e documentazioni false e altri casi di violazioni minori diciamo così la, dal 97% si è passato al 90% nel 2020, e mh, per caso del 2021 il numero dei controlli è diminuito. E il, insomma, secondo il report del GSE, degli 80 procedimenti conclusi, un'alta percentuale non sappiamo quanto ha portato alla eh, caducazione dell'RVC, con 5 ESCO per i quali si è un problema di indagine da autorità giudiziarie. Oh, allora, qui il, il tema è questo: uh, secondo la data di Corte dei Conti, il contenzioso dal, dalla nascita della società al 2019 in circa 10 anni sono 10.000 ricorsi, di cui solo 2.500 circa sono nell'ultimo biennio. Di questi, sostanzialmente, il GSE ha ritenuto di costituirsi in una buona parte. E, ehm, però, appunto, secondo i dati della Corte dei Conti, solo pochissimi in realtà riguardano i titoli di efficienza energetica. Non ne sappiamo il controvalore economico che però in realtà vediamo poi. Quindi ad oggi, vedete la, sempre secondo la Corte dei Conti, qual è il trend di crescita del contenzioso, ovviamente per la gran parte proposto dagli operatori, è ad oggetto i provvedimenti con i quali il GSE non riconosce le tariffe attese, i certificati attesi, quindi la contestazione è avverso il diniego del beneficio. Altro dato che eh, recuperiamo dal, dalle fonti del GSE è proprio questo. che Forse dei 2.400 ricorsi solo 154 sono legati al, ai titoli di efficienza, però in, in milioni di euro i titoli di efficienza hanno la quota, eh, una quota più ampia. Quindi forse sono 154 ricorsi, ma il cui, il cui controvalore economico è, 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 molto, è molto importante. In buona sostanza siamo ad oggi ad un recupero di... Di, di, di soli, diciamo così, della metà, meno della metà, del, della, dei crediti che, che il GSE dice gestiti, immaginiamo insomma, sostanzialmente in qualche modo ne è responsabile perché riguardano gli incentivi che ha erogato. Quindi abbiamo una esposizione sostanzialmente di crediti elevatissima. Molti appunto legati all'efficienza. All allora, una, sempre un rapidissimo sguardo alla, alle pronunce, perché ne abbiamo una a favore degli operatori del, dello, di fine dello scorso anno, in cui sembrava che si fosse pervenuti sostanzialmente alla soluzione di questo annoso problema di cui tutti hanno parlato. Eh, perché era stato riconosciuto sostanzialmente, al di là del fatto che in quel caso fosse stato considerato il provvedimento come un annullamento in autotutela e quindi soggetto a quei limiti e presupposti del 21 no, quindi 18 mesi, bilanciamento degli interessi, ma la cosa più interessante era questa affermazione secondo cui il GSE non, può eh, non poteva, non potrebbe eh, richiedere ex post documenti per i quali non era previsto eh, tassativamente la conservazione. Purtroppo però... Di recente questa pronuncia è stata in qualche modo ribaltata da pronunce contrarie in cui si riconosce al GSE sostanzialmente un potere senza limiti, quindi a tappeto di tutti i progetti senza limiti di tempo e eh, sostanzialmente con la possibilità di chiedere qualsiasi documento sia il GSE ritenga necessario ai fini della controprova della veridicità e attendibilità delle dichiarazioni rese all'epoca della presentazione del progetto. E per quanto riguarda il rigetto di distanza dell'articolo 56 del decreto semplificazioni, eh, il fatto che in buona sostanza si possa rigettarli in qualche modo facilmente, anche senza un vero e proprio riesame, dando proprio rilevanza al fatto che non vi sia stata data la prova appunto della, della correttezza, della conformità e della veridicità dei dati e che quindi si cada nel concetto di falsa rappresentazione, ciò che conclude ed esclude qualsiasi forma di. Diciamo così sanatoria. Allora, a fronte di un quadro che evidentemente non è favorevole agli operatori proprio per nulla, ehm, mi unisco alle considerazioni che sono state fatte e dico: mh, probabilmente il modello non era eccezionale, eh, è servito però a dare vita a un sistema che ci ha reso molto famosi nel mondo. E che ci ha consentito nell'errore di tirar fuori un meccanismo che forse adesso funziona. Di fronte però a questi numeri, quello che ci rendiamo conto è che il prezzo dell'errore lo stanno pagando solo gli operatori, e lo stanno pagando gli operatori che sono lo Stato quanto noi, cioè quando nelle sentenze io leggo che lo si fa per lo Stato per recuperare i denari, io penso che anche gli operatori, avendo pagato le tasse tutte, e avendo, come dire, avendo posto fiducia in un meccanismo, trovo che sia ehm, me, veramente preoccupante che stiano pagando solo loro il prezzo di questa, di questa eh, carenza diciamo, regolamentare. Quindi io veramente mi unisco al vostro... Uh, alle vostre intenzioni di trovare un, un componimento che evidentemente non viene dalla giurisprudenza perché il giudice sta prendendo il precedente e lo sta riproponendo in tutti i casi, eh, voglio dire a prescindere da quali sono, mi viene un esempio, eh, ci preoccupiamo del cumulo ehm, di progetti per i quali all'epoca non era previsto neppure l'indicazione del cliente partecipante. Allora il cliente partecipante devo darti una liberatoria. Quando non ci serviva neanche il nome, ci stiamo spostando, spostando dal fatto che l'intervento ha delle caratteristiche tecniche e che è fondamentale sapere se è stato fatto dalla signora Pina e non dall'installatore. Ma quell'intervento è stato realizzato sì o no? Ha quelle caratteristiche? Sì o no? Questo non l'ha stimato ancora nessuno. Secondo me, questo eh, merita una, una rivalutazione. Ehm, credo di aver finito, sono andata lunga, mi, mi scuso e vi ringrazio per l'attenzione. Beh, si è andata lunga, ma il tema è rilevante. Diciamo che come è stato detto anche l'intervento di Barberi se il ministero non interviene prontamente quando i problemi si manifestano, poi i problemi diventano problemoni e quando diventano problemoni è probabile che il risultato sia catastrofico e chi paga alla fine come dicevo una volta è sempre pantalone, no? alla fine siamo noi, questa è per chiudere il cerchio. Quindi a maggior ragione ci conviene non essere litigiosi e trovare delle strade opportune. Poi io spero sempre che si riesca a trovare una quadra su questo Benedetto Contenzioso, eh, anche... Che nei controlli nel futuro si, trovano, si trovino i giusti rapporti fra il controllo e eh, il danno, poi il rischio se no è che complessivamente si facciano più danni che altro. Comunque grazie per tutti i contributi visti finora, ne discuteremo nella tavola rotonda, ma prima vi siete meritati una pausa caffè e ricominciamo fra 25 minuti. Grazie a tutti.